Vi lancio una sfida. Mettetevi per un attimo seduti e provate a immaginare nella vostra mente l'American Dragon, Bryan Danielson da un lato e la Gold Medal Kurt Angle dall'altro lato, entrambi nel pieno delle loro forze, comunque nel pieno della loro atleticità, della loro capacità fisica. Beh, immaginateli l'uno contro l'altro e pensate che tutto questo poteva accadere. Ma intanto, bentornati sul canale YouTube del lato viola del ring per un nuovo appuntamento con Indie Nation, format di questo progetto dove ci dedichiamo al mondo del wrestling indipendente. E per questa cifra tonda, per questo 50esimo episodio, vi parlerò appunto di un match che aveva tutti gli elementi, tutti gli ingredienti per potersi svolgere, ma purtroppo non è andato in porto. Il match in questione è quello fra Bryan Danielson e Kurt Angle che la Pro Wrestling Guerrilla voleva organizzare nel 2006 e facendo un rapido salto nel passato andiamo a vedere perché c'erano tutti gli elementi. Beh, perché innanzitutto avevamo un Bryan Danielson in piena rampa di lancio, era già stato comunque campione della Ring of Honor, era stato protagonista di match molto belli, molto combattuti contro Kenta, contro Nigel McGuinness, contro comunque tanti personaggi che stavano tenendo banco nella scena indie dell'epoca, e quindi sostanzialmente c'era un American Dragon che agli occhi del pubblico comunque era pronto per affrontare anche dei top name che si erano consacrati comunque in contesti diciamo più alti, più mediaticamente esposti. E questi nomi provenienti da quel mondo erano proprio nomi come quello di Kurt Angle, un Kurt Angle che nel 2006 decide di puntare i piedi con la WWE e dire sostanzialmente basta, non ce la faceva più ad andare avanti a quel ritmo. Quindi decide di lasciare la WWE, dove lui comunque ha avuto la sua ascesa e la sua consacrazione nel wrestling, per cercare altre avventure. Queste avventure le trova in una compagnia oggi nota con un altro nome, ma all'epoca nota come TNA, Total Non-Stop Action, una delle tante sigle indie e che oggi in realtà è ancora una indie avendo determinate caratteristiche, ma che all'epoca appunto era particolarmente tale poiché sostanzialmente cercava di prendere dei nomi che fossero anche mediamente rilevanti in un certo tipo di ambiente e tenerli legati a sé, ma anche dando possibilità fino a un certo punto di poter fare esperienze altrove. Beh, uno di quei nomi era proprio Kurt Angle. Kurt Angle si accasa in TNA dove ha avuto tante partite spettacolari contro AJ Styles, contro Samoa Joe, ma voleva anche cercare delle occasioni altrove. E Super Dragon racconta questa cosa nel 2012, tornato un po' alla luce poi ultimamente tramite delle condivisioni di quel famoso podcast con questo aneddoto via Reddit, e appunto c'è la volontà sua, Booker e fondatore della Pro Wrestling Guerrilla, di organizzare questo Dream Match, Bryan Danielson contro Kurt Angle, entrambi sostanzialmente al loro massimo, una cosa che poi negli anni successivi per vari motivi non si è potuta vedere. E il match aveva anche, come dire, l'appeal sostanzialmente. Voi immaginate due nomi di quel calibro, uno proveniente dalle major, uno comunque dalle indipendenti che si scontrano. Ci sono tutti gli elementi anche per prendere una location più grande. Beh, però interviene a gamba tesa proprio la TNA. TNA che, visto un po' l'andazzo, diciamo, la crescita anche di altre sigle, aveva deciso di legare a sé comunque dei nomi con un po' più di appeal magari rispetto ad altri. Lo fa con AJ Styles, lo fa anche con Kurt Angle, mettendosi appunto di traverso nella realizzazione di questo match, che viene quindi così annullato e non si è potuto più tenere, dato che comunque Bryan Danielson non è mai andato poi in TNA. Quindi davvero un dream match che è sfumato, una cosa che purtroppo rimane possibile solamente nei giochi per console, alla PlayStation, ma che purtroppo nel ring non potremo vedere. Abbiamo visto
diciamo un surrogato, per essere gentili, durante l'ultimo stint di Kurt Angle in WWE prima del suo ritiro. Lui e Bryan si sono incontrati nel ring durante la Greatest Royal Rumble, però ovviamente per via del contesto, per via comunque anche delle condizioni ormai fisiche di entrambi, Kurt Angle soprattutto, dato che Bryan era tornato a lottare da poco con ottimi risultati, beh, purtroppo quel famoso match con una certa intensità e un certo ritmo non è stato possibile. Davvero un peccato, ma queste sono cose che possono capitare a grandi livelli, ma ancor di più nel mondo indipendente, dove sostanzialmente c'è meno esposizione e allo stesso tempo può essere anche complicato certe volte incastrare tutti gli elementi giusti per avere una dream card o anche solo un dream match. Questo può capitare, ma assolutamente possono capitare tante altre situazioni più belle, quindi l'invito, come sempre, come ogni appuntamento, di guardare, ricercare quanto più wrestling possibile, perché fa assolutamente bene e magari prima o poi, anche se con nomi non altisonanti, potrete trovare il vostro dream match anche nella compagnia indipendente che più vi aggrada. Dal vostro Draco è tutto, a un prossimo capitolo, sempre qui sul lato viola del ring.